Vorrei invitare qua sul palco il direttore del Resto del Carlino e di QN, Andrea Cangini. Applauso, vai! E ci dirà lui cosa abbiamo preparato per gli stadio. A te, Andrea. Eccoci qua. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Vorrei che fosse chiaro, voi state partecipando a una follia, una splendida follia, frutto di un entusiasmo abbastanza sconsiderato da parte nostra. Non si è mai visto un incontro tra fan club, grandi artisti e un giornale. Questo forse è possibile solo... Può essere l'inizio, direttore. Direttore, questo è l'inizio. È l'inizio. È un inizio, forse un inizio, non so se è replicabile con altri, con voi è perfetto, perché il giornale Il Resto del Carlino, che non è solo un giornale, almeno così lo intendiamo noi, è una comunità aperta, aperta anche a chi non vi appartiene, a chi non ci legge. La nostra idea è non solo quella di dare, cercare le notizie, ma di ascoltare, ascoltare il più possibile per entrare in sintonia con i bisogni, gli umori, le necessità di chi ci legge, di chi vive in questi territori. Credo che tra i bisogni vi sia anche quello di buona musica. La musica cura l'anima, non è un modo per passare il tempo. La buona musica dei grandi musicisti, degli ottimi interpreti, e questo è il senso di questo incontro, ma è anche un modo per rendere onore a Bologna, la nostra città, la città su cui si regge il Carlino, perché questi ragazzi qua, questi ex ragazzi, ogni volta che ottengono un successo, il successo si riverbera sulla città di Bologna e implicitamente anche sul Carlino, che di Bologna, dell'Emilia Romagna, delle Marche è un po' il simbolo. Quindi ci fa davvero piacere questa occasione, ci fa piacere per voi, per noi, anche per loro tutto sommato, ed è per questo che vogliamo regalarvi le lastre tipografiche della notte in cui avete vinto Sanremo. Noi eravamo qui, scrivevamo le vostre avventure sul giornale. Bellissimo, e questo è il frutto del nostro lavoro, è un modo e non è replicabile. Grazie direttore, grazie moltissimo, anche perché noi non siamo abituati a conservare tanti ricordi, perché poi dopo così la malinconia, noi invece siamo per la nostalgia. Questo è un perfetto Miss Nostalgia. Perché è un perfetto Miss Nostalgia, perché quando noi guardiamo e guarderemo queste lastre, i fotografi, ragazzi, i fotografi. Allora, anche noi adesso stadio, però, sono gli stadio che hanno abbiamo un dono qualcosa da dare per al direttore. Direttore. Io non lo sapevo, me lo dico adesso. Laura mi ha detto e Stefania mi ha detto che questo è per te. Ah, la maglietta che nessuno ha per ora. La maglietta con le, bellissima, con le parole di Un Giorno Mi Dirai. Allora, le magliette, questa, Nello, questa, le prossime volte io me la metto. Se tu dovessi dimenticarti le parole, le leggi qua e siamo a posto.